900, quindi insomma. Beh, può. Dovrebbe. Se prende 10 va a 35,90, ecco, per cui non dovrebbe essere pericolosa per Maria Teresa. No. Ma ritengo che sarà non sia anche, neanche difficile. Per Monica, non è pericolosa neanche per Monica a questo punto. No, è una buona parallelista, però. No, dovrebbe sicuramente rimanere dietro Maria Teresa. Per quanto riguarda la posizione della Bergamelli, questa è più difficile. Un buon esercizio. Comunque seguiamo la quella rumena, che potrebbe essere la medaglia d'oro, la rumena Nicoleta Sofroni. Nicoleta Daniela Sofroni. Ondata di flac, salto teso, doppio invitamento e mezzo, seguito da un salto avanti teso. Romena che se facesse comunque più di 9 e 2 avrebbe la medaglia d'oro. Vediamo affrontare ormai la parte conclusiva a questa ginnasta rumena, campionessa d'Europa a squadre. Vediamo se può bissare la medaglia d'oro di ieri con una prestazione individuale. Sicuramente un grande esercizio. Vediamo la dottoressa della squadra rumena entusiasta. Sì, in realtà qualche cosina più di 9-2 dovrà ottenere, ma insomma è facile pronosticare che la rumena, qui vediamo complimentata la ginnastica.